Consumi ancora in forte calo. A maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività con la fase 2, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada del recupero. Nel confronto anno, l'indicatore dei consumi di Confcommercio, ICC, segna un calo del 29,4%, un dato meno negativo se confrontato con il meno 47% di aprile, ma che conferma grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero. Tra i settori più colpiti, infatti, c'è proprio il tempo libero con un meno 92%, gli alberghi, bar e ristoranti con un meno 66% e l'abbigliamento a meno 55%. E Ferrara come se la cava? Le indicazioni sembrano essere meno negative rispetto alla media nazionale, secondo quanto ci ha comunicato il presidente di Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni. No, diciamo che i dati nazionali sono abbastanza preoccupanti, sono sinonimo di una situazione che si sta vivendo in tutta Italia e che fa riscontrare una grande attenzione, soprattutto da parte delle forze produttive. È una situazione che si riverbera in parte anche sul territorio ferrarese, anche se devo dire che il nostro territorio è stato particolarmente fortunato, tra virgolette, oppure i nostri imprenditori, i nostri cittadini si sono comportati in maniera molto consapevole dal punto di vista del contagio e in qualche modo della propagazione di questo virus. Quindi respiravo, posso dire, anche nei giorni scorsi, un'atmosfera diversa, soprattutto nelle nostre zone legate al mare, piuttosto che nel centro cittadino dove si festeggia un po' la ripresa con gli aperitivi. Tutto questo posso dire che se i dati sono brutti, almeno per il nostro territorio fa ben sperare, fa in un qualche modo credere in una voglia, in un ritorno alla normalità che è assolutamente indispensabile, perché se dovessimo pensare il prossimo futuro, prossimo settembre, il prossimo ottobre, con un prolungamento di questa pandemia, sarebbe veramente un disastro. Sarebbe, come appunto definito con commercio con il presidente Sangalli, la tempesta perfetta, che non lascerebbe più nessuna barca a galla. Io adesso ho letto questa mattina proprio dell'eventuale diminuzione dell'IVA, dico ben venga, sarebbe un rilancio dei consumi, però non sono così sicuro che la faranno. Posso dire solo una parola, speriamo.